Ari Ari, benvenuti. Undicesimo episodio? Sì, mi pare. Siamo con Abby, abbiamo già visto parte del suo background. Ora siamo all'acquario. Perché ci spiega, per chi si ricorda, siamo con Owen 3 anni prima. Perché giustamente il gioco è molto narrato bene, perché Owen nel presente, diciamo, della storia, è scomparso e perché sembra che abbia ucciso un suo compagno lupo per salvare una iena. La cosa è molto strana. Isaac, il capo dei lupi, diciamo, vuole attaccare i serafiti, ma ha bisogno di Abby. Abby però, prima di partire per questa avanguardia, come ha detto Isaac, vuole andare a trovare Owen perché sappiamo che sono molto legati. Abbiamo visto all'inizio del gioco, abbiamo visto prima nel flashback che comunque c'era qualcosa tra di loro. E quindi lei, preoccupata, decide di disertare, tra virgolette, adesso vedremo, per andarlo a cercare. Anzi, no, ho detto anche troppo, però giustamente il gioco ci spiega che rapporto avevano tramite questo flashback. Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Andiamo. Sì, Owen, no. dobbiamo tornare. Sì, prima devi vedere una cosa. Owen. Cosa credi? Cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare? Forse. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa cosa. Hai un bel respiro? Arrivo, arrivo. E questo cos'è? Non lo so. Andiamo avanti. Sì, cazzo. Ci godiamo questo pezzo narrativo. Comunque non ho anticipato troppo, anzi, quello che ho detto è già stato annunciato dai protagonisti. Pazzesco! Deve essere uno di quegli zoo, ma per i pesci. Piantala. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista con i miei occhi. Ehi, dammi una mano. Sì. Vai! Vieni. Questo
questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio ululato. Sei un cretino. Oppla. La barca era parte dello spettacolo? No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di molo. Controlliamo? Sì, perché se vi ricordate, lei dice: so dove trovarlo, Owen, no? Nel presente. E indica l'acquario che abbiamo già conosciuto nel walkthrough con Ellie. E quindi spiega il perché Owen è qui, cioè nel senso, perché è affezionato a questo posto, diciamo. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Anch'io li facevo così. Ok, basta con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo. Andiamo. Andiamo allora. Guidami tu. Guidaci. Pensavo potesse fare lo slide anche qui. Ok, let's go. Ce la fai a passare da lì? Dammi una mano. Sì. Vieni. Ok. Che cazzo, guardati. Ieri ho sollevato 33 kg. Ok. Allora diamo un'occhiata veloce in giro e poi... torniamo indietro. Ma questo non è niente e mi supplicherai di restare. Questi riflessi sono esagerati in questo pezzo. Sono pesci lì? Forse alcune vasche sono collegate all'oceano. Santo cielo. Wow, che roba pazzesca. Spesso questo vetro. Una vasca nel pavimento. Riesci a immaginarla piena di gente? Con i bambini che corrono, le risate. È un altro mondo, eh? Dico questo posto. È mio. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, non direi. Prima vediamo se te lo meriti. Sei un cretino. Cominciamo bene.
Andiamo a parlare qui con gli altri. Giusto, anche loro devono infrangere le regole. Perché? Non ne vale la pena. Prima vediamo quanti problemi ci aspettano al ritorno. Ti piace? Zitto. Allora, mi sono guadagnato un... Owen, avevi ragione, grazie di avermi portato in questo posto magnifico. Ci penserò su. È giusto. Oddio. Merda. Papà, Max deve andarsene, qui non può passare la vita chiuso in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere, vendicati per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno, e in quel caso spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. E invece, eccolo qui. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh, se non altro, abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Eravamo ingenui, ma non fanatici. Facevamo saltare gli avamposti, uccidevamo i soldati. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo. Dice che è la famiglia della barca? Penso di sì, sì. Max Place. Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Questa? No. Allora... Trovate. Ci avranno messo un secolo. Di non puoi Ocean Experience. Si può scaricare, sì. C'è qualcosa, non mi pare, ma non mi interessa. Che si fa? Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen... L'ultima volta. Promesso. L'ultima volta. Solo... Non guardare giù. Vai e basta. Sei brava. Guarda questi. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Bel fortino, Max. Un vero capolavoro. Wow. Vieni, entra. Wow. Sì.
visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo? Sì. Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le foche. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. Ecco perché forse dopo si è messo con Mel. Questa ragazza comunque è ossessionata. Se non fosse lì. Fidati. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. Perché non torni? No. Non sappiamo cos'è successo. Devo trovarlo. Intendo, si è ucciso Danny. Fanculo Danny. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Mi stai aiutando a scappare, lo apprezzo. Come pensi di raggiungere l'acquario? Con la superstrada? No, troppe pattuglie. Sarebbe un suicidio. Non ho scelta. L'acquario è ovest. Basta seguire il sole. Io vengo con te. L'ho fatto altre volte. Ci sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. D'accordo. Sei tu l'esperta. Dove vai? Vabbè. Fammi dare un occhio veloce. Che cos'è? Oh, no. Sussurrando in spagnolo. Ehi! È privato. Oh mio Dio. Questa è casa tua. Quante alcove hai in questa ZQ? Che, perdon, non hablo tuo idioma. Certo. Alla fine quello lì non sono mai riuscito a leggerlo, vabbè, non, niente di interessante. E che vi volevo dire? Praticamente, sì, l'acquario, quindi è per quello che Abby pensa che Owen sia lì. Diciamo, è un suo luogo, è il suo nuovo covo, diciamo. Che se dovesse vivere una vita tranquilla andrebbe lì, comunque. Ok. Let's go. Ehi. Grazie. Per questo? Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, Abby. Sai che non reggo l'emotività.
Sicuro? Forza. Bene. Fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Sul serio, fa attenzione. A dopo. Sarà un lungo viaggio. Devi solo seguire il sole. Chinatown, perfetto. Perché dove c'è il manufatto che ho mancato? Quello di Jack and Dexter, se non sbaglio, non lo so. Oppure un manufatto casuale, non lo so perché non mi ricordo. Quindi sì, abbiamo snocciolato i dubbi e non so cosa c'è rimasto. Insomma, andiamo avanti se mi viene in mente qualcosa. Ok, eccoli. Qua è dove siamo a fare, perfetto. Comunque, rivedendo alcuni miei video vecchi, sembra che la mia voce non si senta molto rispetto al gioco, però insomma spero sia abbastanza chiara. Cos'è questo odore? Anche perché non mi va di urlare, sinceramente. Ah, un manuale, infatti mi ricordo qua. Interessante. Al combattimento è avvicinato. Un po' di pasticchine magari. Vabbè. Io sento dei rumori strani. Okay. Puoi marcire qui. Diamo un occhio. Questo l'ho preso, no, non ne ho fatto neanche uno. Slancio molto forte. Dopo aver aggredito, quindi quando sono storditi oppure li prendi alla sprovvista con quadrato praticamente l'aggressione, per un breve periodo di tempo anche il successivo attacco in mischia sarà un'aggressione. Quindi tu puoi fare un insta kill anche dopo averla, cioè dopo averla fatto la prima volta. Dopo averla fatta la prima volta. E questo innesca una specie di combo, quindi non so se funziona anche sui clicker, però sicuramente sugli umani funziona, è abbastanza efficace. Quindi tu, se ne riesci, per attivare questo devi fare un'aggressione, quindi se magari metti caso arrivano dei tizi col corpo a corpo, no? Noi lanciamo una bottiglia, quindi lo mandiamo in stun, possiamo fare con quadrato l'aggressione, tutti quelli successivi che ci attaccano moriranno con un colpo. Abby farà l'animazione aggressiva per ucciderli con una mossa sola. One punch Abby. Ok, dov'è qua? Sì. Aspetta, però qui mi ricordo c'era qualcosina, può essere? Vabbè, dici niente, potrebbero essere utili. Creare coltelli, io quasi quasi lo farei, perché è inutile che aspettiamo l'energia, che... però è utile anche quello, però il pugnale... Però se non abbiamo i materiali, vediamo sul momento, come al solito. Superare quel muro. Come il level design mi ha già suggerito. E voilà. C'è qualcuno? Oh, bene. Yes.
Via, 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 via. Quindi questo è un clicker obbligatorio. Ho capito, ma se io ho un colpo solo, come faccio? Posso alzarmi forse? Perché uno dice a un livello di difficoltà normale gli potresti sparare, invece a realismo guarda cosa abbiamo dovuto fare. Poi magari lì c'era qualcosa di interessante, no? Pare di no. Non so se può tornare qua in verità. Ho 20 pasticche. Cioè con 20 posso già solo con questo pack comprare questo, però io farei energia incrementata, perché comunque c'è l'energia in questa modalità. Poi forse mi sono già pensato. Sì, posso guidarvi giù da un ponte. Abbiamo i bastardi davanti casa. Non posso, è vero, se è così non posso neanche uccidere i clicker. Però comunque ne avrei potuti uccidere solo due con i pugnali, perché per ora ho i materiali per sole due clicker. Più che altro per difendermi dai clicker poteva essere comodo. Sono come tipo le armi secondarie su Resident Evil Rebirth. Quello è un clicker. Quello dietro, mi pare di sì. Guarda come sta fermo. Secondo me l'importante è non farsi beccare dal runner.
adesso mi allontano piano perché ero vicino al click. Questa era bloccata, vero? Ok. Ah, ok, questo è un modo per farlo stealth, vedi quanti passaggi ci sono. Molto belli. Uno arrivava qua, però alla fine, visto che... Ho una paura. In teoria con questa velocità di predefinire. E invece. Niente. Neanche la velocità quella lì. Quella velocità molto leggera. Cioè. Si riesce a sfuggire al click. Ok, Chinatown, perfetto. Combinazione che si trova dall'altra parte, mi ricordo, quindi per ora siamo a cavallo. Cioè per ora non ci interessa comunque. Cassaforte, perfetto. Questi negozietti mi ricordano sempre i Gremlins o la parodia sui Simpson. E questo è male. Ma ci sono i clicker e questo è male. Ok. Qua prendiamo. Abbiamo preso quante pasticche? Siamo di nuovo già a 20 per dire. Quindi. Più che altro lo stealth è utile perché dopo qua non ci interessa. Per avere i medikit e ancora più energia. Non ci arriverò mai. Però è anche slancio da valutare. Sì, su Chinatown un attimo ci soffermiamo perché ci sono un po' di cosette appunto. Un po' di cosette da fare. Ok. Carpe coi. Bello questo. E io qua come faccio? Ho una mezza idea, mi ricordo più o meno. Quindi, ma senza coltelli non si possono sconfiggere, se non sbaglio. Dai, vai via. Sì, lo so, mi hanno sentito. Ciaone. Esattamente. Questo mi ricordavo infatti che... Ah, era la combinazione, questa non ci ho fatto caso. Cassaforte, ok. Sì. Vabbè, lo leggo dopo. Comunque, cos'è? 689-689, sembra un numero di servizio. Esatto, io ero caduto qui, ma in verità il manufatto è qua, attenzione. Questo cos'è? Il
trofeo poppato, perfetto. Adesso qua è dura, eh. Subito così? Coglione. Mi ha preso un colpo. Esattamente, infatti non volevo anticiparlo, ma tornando indietro qua possiamo vedere un bel fucile, la doppietta. Mi servirà. Non mi ricordo Il l'uscita. negozio stava meglio prima. Ah, giusto. Ah, forse perché è uno scontro che non si può evitare. Vabbè, che mi ricordavo un clicker addirittura, meglio che non si è palesato. Quindi andiamo qui. Jasmine Bakery. E poi la mia data di nascita. Comunque tanta roba che ho trovato. Comunque i casseforti premiano anche il realismo ed è giusto così. Allora, qua cosa abbiamo? Il pompa. Che è una doppietta. Mi piace che anche le armi delle due protagoniste sono differenti. Tipo, sì, è sempre un fucile a pompa, ma questo c'ha due colpi. Mentre quello di Ellie è una doppietta, non una doppietta, più un fucile a pompa normale. Bello qua. Cioè, più che altro, anzi, no. Questa è una doppietta, l'altro è un pump action perché tiene più di due colpi, ok. La porta della martire. La tregua è finita, ma voi continuate a tornare. Abbiamo appena ripulito questa zona. Questo lo leggo, eh. Oracolo. Ah, sono dei messaggi che la gente Vuoi la lascia. pace? Facile, resta sulla tua isola. Giusto. Quindi hanno messo una fazione ancora peggio per non far sembrare i lupi troppo cattivi. No, vabbè, non è per quello. Però comunque i lupi è un gruppo militarizzato, comunque molto duro, eh. Isaac, hai trasformato una pazza in una martire. Questo infatti è interessante perché questo pezzo di lore lo vorrei leggere, lo vedete sull'oracolo. L'oracolo delle Iene. Ah, quindi l'avevano già presa. Ah, ritorno alla natura, la nostra dipendenza dalle macchine. Non vuole una guerra. Mi ricordano i Novax.
Il discorso si sta facendo interessante finché Costanzo di Luis non è intervenuto per zittirci. Quell'aria serafica mi dava i brividi. Dicono che è pazza, ma io non sono d'accordo. Finalmente capisco il suo punto di vista, non mi attende. Quindi diciamo, gli piaceva la sua teoria. Oh, fondina, ottimo. Qua si torna indietro. Ok, sì, qua non c'è nulla di che. Questo fa sempre comodo, ma tanto verrà usato contro il primo serafita o infetto che incontriamo. Oh, un colpo di pistola forte. Qua sì, andiamo nel negozietto che abbiamo già visitato, andiamo. Ah, ok, mi hanno subito sgamato. Io qua ci ho messo una vita. Ma sì, invece me la squaglio. Oh, niente, Cecchino è formidabile. Quindi forse, non lo so. Quasi che era meglio prima che c'era un po' di caos. No, ho sbagliato. Non deve scappare! Qua non mi ricordo dov'è l'uscita, sinceramente. Che sia dentro l'edificio?
Sinceramente non mi ricordo dove ero uscito. Questo sarà skippabilissimo, sto combattimento. No, qua è troppo facile. Del cecchino, che bastardo. Sa che l'uscita è là, è dentro l'edificio. Ma il segreto, secondo me, è che se noi riusciamo a conquistare il piano terra, poi si può fare una speedrun. Che quello guarda, no, dove guarda? Guarda un po' a destra, io dovrei riuscire ad arrivare al camion. Ok, no, io c'ho paura di quello del piano di sotto. Oh, porca miseria, va via, ti prego. Oh. È strano che non mi abbia visto, oh. C'è Porca. anche un lupo qui! Allora. Porca puttasca. Oh, dove mi ha sbagliato? No, non ho capito la telecamera dove mi ha portato, mi ha confuso. Porca miseria, non ci voleva, ma secondo me se io giravo e avevo finito, no, niente checkpoint. Mi faccio sgamare così. Niente, no. Tocca fa tutto il giro, ci ho provato, ci ho provato. Perché mi scoccia che devo rifare tutto il giro, però lì era perfetto, sono già lì dentro. Forse ce la caviamo con poco. Ma no, quelli sono già lì. La prima volta che mi hanno
trovato un nonno nelle torri e gli anziani si sono convinti. E ora che sei qui, che ne pensi? È un onore, ma le terre dei lupi sono uno spettacolo desolante. Come facete gli antichi a vivere qui? Noi siamo benedetti dall'oracolo. Ci ha insegnato la semplicità. Ovunque celebravano l'eccesso. Che spreco. Si sono rovinati da soli. Che la sua luce ci guidi nelle tenebre. Però sta, cioè, prima questi non erano stati caricati qui, quindi ho un po' di problemi in più in questa mini run. A meno che non se ne vanno. Oh, sono veloci, eh. Qua abbiamo visto che di predefinito non ci becca nessuno, in teoria. Neanche quello laggiù. Neanche Megaloman. Del cecchino come sapiente. Io lì ho sbagliato a fare, cavolo, non veniva nessuno, poi c'avevo paura che qualcuno magari facesse il giro, invece. Non mi ricordo se si usciva, mi sa che si esce al piano secondo, eh. Vuoi che quelli non ti vedano? Dammi un checkpoint qua, per favore. Mamma mia. Cazzo. Spero che Owen non sia passato da qui. Che soddisfazione, bella infiltrazione. Una kill sola. Ci siamo avvicinati. Devo solo tornare giù in strada. Eh sì. Ok, posso farcela. Ho skippato bellamente il secondo piano, quello con gli sniper.
snipers, poi quando si parla in italiano non si usa il plurale. Ah, ok, qua me lo ricordo. Stronza maniaca. Avevi idea di cosa sarebbe successo? Qua c'è un tavolo da lavoro, un po' un locus amenus, tipo un checkpoint, Che perché... cos'è? Niente, Solo piede in sono... bocca alle iene, ovvio. Come che cos'è? Sarebbe tenero se non desse i brividi. Ah sì, che era uno super fanatico. Ok. Niente, dai, proviamo. E perché qua mi ricordo che avevo riavviato? Ho sbagliato a potenziare un'arma. Non lo so, mi ricordo che c'era qualcosa di strano. Vabbè, no. Andiamo. Vediamo se si può mettere l'ottica. Vedi? Anche il pompa, la doppietta. Fucile a pompa di media gittata, perché anche questo si è considerato a pompa. Vabbè, comunque... Ah, perché non c'ha il doppio grilletto. Vabbè, non lo so, non... Ah, forse per intendere shotgun, tradotto male, perché a pompa è quando hai più colpi, la doppietta non c'ha il pump action, in teoria. Vabbè, saprà meglio dire chi è esperto. L'unica cosa che varia il gameplay è il mirino telescopico. Perché altre cose non ci interessano. Anche qui c'è il mirino telescopico, ma questa la uso più per se devo sconfiggere, non so, qualche... Ops. Qualche tizio tosto. Comunque stiamo andando abbastanza veloci, mi ricordo, è difficile qua, tutta la sparatoria avevo fatto, stealth, invece... No, non glitchare, per favore. Adesso qua un attimino ci blocchiamo, perché era difficile, non era facile. Dove mi sono andata a cacciare? Sembra sfinito. Vuoi riposarti? No, solo non mi piace stare qui. Non ci sono alberi e l'aria è pesante. Quando ci saremo sistemati, bruceremo i cartelli e i macchinari per piantare nuovi semi. Come a casa. Col tempo, la terra reclamerà tutto. E il vecchio mondo sparirà per sempre. Un lupo! Non deve... Ah! Chissà dove si scende poi, non me lo ricordo per niente sto livello. Perché è tutto intricato. No, devo andare lì forse, ma non sono sicuro, sinceramente.
Non ne sono sicuro, volevo fare una corsetta per vedere. O comunque è già abbastanza tardi, ho capito forse dove salvare questo giro. C'è un lupo qui! Non deve scappare! Proprio allo scotch muoio, sta a vedere. Forse devo andare laggiù, non so sicuro, adesso vediamo. Pieno. Via, via, via. Dai. Anche questo scontro evitabilissimo, molto tranquillamente. Sono soddisfatto, caspita. Qualche mese prima. Owen! Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì. È un brutto momento. No, no. Allora, che c'è? Abbiamo ordini? Qua. Quasi. Quasi. Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto? No, perché la prossima. Riprendiamo da qui la prossima volta. E sì, dai, abbiamo fatto un bel Owen. pezzetto. E niente, oggi ci fermiamo qua. Grazie per chi c'è stato, come al solito, e boh, alla prossima.